qua per vedere che in via Pietro Mica si giocava a pallone in strada perché c'erano 6 macchine, c'era ancora il cavallo che passava e c'era il tram in via Pietro Mica, qui non parla di 150 anni fa, parla. E chiaramente siccome la guerra era finita da 10 anni o qualcosa, i divertimenti non c'erano, allora succedeva che la banda di via Pietro Mica faceva la guerra contro la banda di via Garibaldi, cioè io ero capobanda di via Pietro Mica, veramente, perché quando sono diventato capitano